Iniziamo questo punto politico salutando Francesco, vice direttore della Verità. Benvenuto Borgonovo, grazie per essere ai nostri microfoni. Mi senti? Adesso vi sento, buon pomeriggio, dovete scusarmi perché sono in treno, sono in viaggio verso Roma e quando si scende ci sono questi vuoti di audio ogni tanto. Allora Francesco, cerco di non occupare, di non portarti via spazio. Un paio di settimane fa tu hai affrontato dalle pagine di Panorama il tema della Beat Generation, commentando anche questo libro che si chiama Non nascondermi la tua pazzia, edizione Il Saggiatore. E è strano, può sembrare strano dall'esterno, Francesco, che dalla nostra parte, mi permetto di dirlo, si sia capaci di apprezzare quella che è la Beat Generation, che magari uno dice non dovrebbe far parte del nostro pantheon, Kerouac, Burroughs, Ferlinghetti e Ginsberg. Invece tu suggerisci una lettura senza pregiudizi che ci può dare spunti molto importanti. Innanzitutto una grande capacità narrativa, parliamo di letteratura forte, viva, e quindi meritevole naturalmente di essere contemplata. Sì, secondo me la Beat Generation ha patito un po' di pregiudizi e anche una appropriazione politica da parte dei progressisti, prima americani ovviamente e poi quelli di tutto il mondo, perché se è vero che ci sono stati personaggi come Allen Ginsberg che erano veri e propri attivisti politici, no? Impegnati in battaglie pacifiste piuttosto che contro il governo, insomma, e poi hanno contribuito a una serie di cose anche discutibili, ad esempio lo stoccamento delle droghe, è vero poi che ci sono altri personaggi invece che hanno una visione un po' diversa della vita, ad esempio Jack Kerouac, il quale ha una serie di magari anche di ingenuità nella scrittura, però ha una vitalità, una forza, una potenza che resistono ancora oggi, che somigliano per tanti versi a un altro grande classico della poesia americana che è Walt Whitman, no? Il grande poeta della democrazia e dell'inizio dell'epopea americana, per cui i Beat non sono solamente dei fricchettoni così impegnati a sinistra che andavano bene negli anni 60, forse vale la pena dimenticare, ma sono una forza viva che ha riportato un po' di vitalità e anche un po' di spiritualità, possiamo dirlo, nella cultura americana, perché hanno avuto questa funzione, cioè di riavvicinare il pubblico alla ricerca spirituale. Poi alcuni di loro hanno seguito il buddismo, altri hanno contribuito a sviluppare la cosiddetta New Age e anche delle varie degenerazioni di questo tipo, però poi la ricerca che hanno portato avanti, i sentimenti di curiosità verso il mondo dello spirito, secondo me sono molto importanti e sono da riscoprire anche oggi, no? Che siamo in questa società consumistica, gli autori della Beat Generation possono darci qualche indicazione utile. Ecco, soprattutto tu riporti anche il dialogo tra Burroughs e Ginsberg sullo sciamano e la capacità sudatoria. Ecco, tu riscontri che dimostrano un'apertura mentale che non è propria dei loro epigoni contemporanei, una grande apertura mentale. No, tutt'altro, infatti vediamo, per esempio, in tutte queste, c'è una scena molto divertente in questo libro che è appena pubblicato, Il Saggiatore, che è una raccolta di conversazioni registrate fra Burroughs e Ginsberg, che erano ormai abbastanza in là con gli anni, e sono state realizzate per un reportage che chiedeva a un giornale americano. E l'era registrata l'assistente di Allen Ginsberg, e in una di queste conversazioni avviene questa conversazione nel giorno in cui a casa di William Burroughs, l'autore del Fasto Nudo, no, il vero precursore della Beat Generation, arriva uno sciamano, perché Burroughs è convinto di essere posseduto da uno spirito maligno e chiama questo sciamano nativo americano per liberarlo. E la cosa interessante è che non c'è solo quest'idea, no? Anche oggi, appunto, tra vari fricchettoni, queste derive New Age, si parla di sciamanesimo, di ecco. Ecco,
Abbiamo... interessante digressione sull'esorcismo cattolico, cioè prende sul serio tantissimo anche la fede cattolica, si vede da queste conversazioni, quindi in qualche modo hanno un interesse queste persone verso la cultura tradizionale, verso la tradizione, verso le religioni e le usanze anche antiche, no? Che invece da tutta la sinistra progressista, soprattutto quella americana, sono guardate sempre con sospetto, cioè finché stanno le esercitano le minoranze etniche va bene, quando invece il momento anche da studiosi di dire questa cosa tradizionale è interessante, allora ti ridono un po' dietro. Ecco, rileggere i beat permette anche di approfondire un po' questo aspetto.